Libertà, unità e indipendenza sono ancora i grandi obiettivi delle forze migliori della nazione, così Napolitano nell'anniversario della liberazione appello alla politica, non facciamo prevalere il cieco scontro. Decine di migliaia a Milano al corteo per il 25 aprile, fischiati la Moratti e il segretario del PD Bersani, a Roma contestato il ministro La Russa. Buonasera, bentrovati al telegiornale di Rai News. In apertura alle celebrazioni per il 66esimo anniversario del 25 aprile, con un richiamo al senso di responsabilità nazionale, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è intervenuto alle celebrazioni di Roma dopo aver deposto una corona d'alloro al monumento del Milite Ignoto. Alla presenza dei ministri La Russa e Maroni e delle massime autorità civili e militari, il Capo dello Stato ha ricordato il sacrificio della guerra di liberazione dal nazifascismo combattuta 66 anni fa e ha richiamato i valori di libertà, indipendenza e unità. Assente il Presidente del Consiglio Berlusconi, vediamo il servizio di Pino Finocchiaro. Il 25 aprile, festa della liberazione, si colloca quest'anno nella scia delle celebrazioni del 150enario dell'Unità d'Italia che hanno nel marzo scorso toccato il culmine in tutto il Paese. Nel richiamare entrambi gli anniversari, i punti di contatto appaiono evidenti. Nonostante la distanza e la diversità dei periodi e degli eventi storici, ritroviamo le forze migliori della nazione impegnate a perseguire gli stessi grandi obiettivi ideali: libertà, indipendenza, unità. Senza mettere in forse quei principi e quella sintesi così comprensiva e limpida dei diritti di libertà, dei diritti e dei doveri civili, sociali e politici che la Costituzione ha nella sua prima parte sancito. Rendiamo così omaggio a coloro che combatterono e caddero sognando un'Italia libera, prospera e solidale, non più fatalmente lacerata, capace di rinnovare e rafforzare le basi della sua unità. L'applauso spontaneo della gente comune accoglie e raccoglie il monito di Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato, custode dei valori della Costituzione, invita tutti a far valere l'etica dei diritti e dei valori conquistati col sangue della Resistenza, giacché è nell'interesse comune che le esigenze della competizione in vista del voto non facciano prevalere una logica di acceso e cieco scontro. È nell'interesse comune che dal richiamo di oggi, 25 aprile, agli anni della Resistenza, della ricostruzione democratica e del rilancio economico, sociale e civile dell'Italia, dal richiamo a quelle grandi prove di impegno collettivo, venga lo stimolo a tener fermo quel che ci unisce e deve unirci come italiani. Accolto dai fischi, il ministro Ignazio La Russa auspica che si lasciano alle spalle le ferite del passato per una ritrovata concordia nell'unità e nella memoria nazionale. La memoria del 25 aprile, con l'omaggio a tutti quanti hanno sacrificato la loro vita per la patria, ci aiuta a comprendere quanto tragico possa essere l'abbandono dei valori irrinunciabili di libertà, di solidarietà e di pace. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ricorda che le classi dirigenti sono tenute a condividere gli alti valori morali. Distinguendosi nel merito delle questioni quando occorre, ma senza più demonizzazioni inutili e dannose, per realizzare tutti insieme finalmente quelle riforme che davvero servono a completare la transizione verso un'Italia di pace, più unita e solidale. Quelle stesse riforme che Giorgio Napolitano giudica irrinunciabili.